Eccoci qua, intanto buon lunedì, le pagelle di questo Juventus-Sampdoria 3-2, ancora una volta una vittoria di sofferenza e devo dirvi la verità, devo confessare, le sto registrando a caldo, quindi poche ore dopo la vittoria in campionato appunto contro i genovesi e di solito è sempre difficile per me fare le pagelle a caldo perché di solito quando fai passare un po' di tempo poi magari hai più chiari alcuni concetti in testa, purtroppo lunedì pausa pranzo, quando di solito faccio le pagelle, questo lunedì avrò un impegno e quindi devo registrarle preventivamente, quindi ve le porto subito così e ve le faccio vedere poi all'orario classico il giorno dopo. Direi che possiamo iniziare subito, non ho tante cose da dire prima di iniziare le pagelle, se non che la conferenza stampa di Allegri del pre-partita con l'Udinese mi ha stimolato tanto e ve la tirerò fuori in un certo momento, quando ce ne sarà bisogno e quando ce ne sarà l'occasione, anche perché adesso abbiamo tutto schedulato, tutto fisso, c'è mercoledì il Chelsea, poi c'è il derby col Toro, insomma abbiamo tanti impegni, in questo momento non voglio appesantire troppo tutto il discorso, quindi la lasciamo in stand-by. Poi c'è OneFootball da scaricare, il link è qui sotto in descrizione per avere un'applicazione che vi fa vedere anche gli highlights delle partite, assolutamente dopo se non avete visto una partita in particolare della Serie A ve ne andate a rivedere tutte e anche a leggere appunto i post partita degli allenatori o dei giocatori per capire un po' il tutto e farvi anche un'idea sulle pagelle che vi sto dando io, vedere anche i confronti con altre opinioni di altri esperti che pubblicano su OneFootball, quindi è completamente gratuito e ve lo consiglio completamente in topic con il discorso inerente al canale YouTube. Parto subito da Allegri, ad Allegri do 6,5, penso che sia stata una partita preparata bene da Allegri, vinta, finalmente risultati, dato che la settimana scorsa ve lo dicevo, secondo me la grande mancanza di Allegri fino adesso erano i risultati. E non mi fa ancora impazzire questo discorso di voler passare a tre così in fretta rispetto ad alcuni momenti della partita, anche perché poi quando ci sono dei momenti in cui non riusciamo più a recuperare quando siamo a tre, gli strappi di chiesa di Bernardeschi magari potevano essere utili, interessanti per avere una chiave diversa. È anche vero che stavi vincendo 3-1 e quindi mantenere due gol di vantaggio poteva essere una buona strategia, ma ce lo dimostra ancora una volta, questa Juve non è in grado di gestire un vantaggio, quindi forse il passaggio a 3 adesso è ancora un po' presto per quella che è la rosa della Juve e quelli che sono i valori della Juve. Comunque Allegri ha portato il risultato e in questo momento ci va bene, anche se è un 3-2, anche se non è proprio il massimo, va bene, anche perché stiamo continuando a prendere gol nelle poche difficoltà che arrivano durante la partita. La Sampdoria avrà creato 3-4 palle gol pulite durante tutta la partita e siamo comunque riusciti a prendere due gol. Su questo bisogna lavorare, quindi Max, so bene che ci stai guardando, anche perché la fase difensiva di una squadra Allegri non è questa. Allegri storicamente prepara molto bene la fase difensiva delle sue squadre. Ad oggi, se qualche giorno fa vi ho detto, non è tanto i tanti gol che abbiamo preso, perché secondo me quando avevamo preso 6 gol mi pare in 5 partite non era nemmeno tantissimo, o comunque fino alla partita col Napoli o col Milan non mi lamentavo tanto dei troppi gol subiti quanto dei pochi gol fatti. Adesso ne stiamo facendo e stiamo continuando anche a subire tanti, diciamo che 4 gol tra Sampdoria e Spezia iniziano ad essere tantini, però Allegri dovrà lavorare anche su queste cose qua. 6,5 Perin, ragazzi, inauguriamo i voti di Perin con un 6,5. La grossa parata difficile l'ha fatta su Quagliarella nel primo tempo, poi difficile, la buona parata. Per il resto mai colpevole sui gol, mi viene da dire, anzi si è arrabbiato tanto anche proprio in occasione del tiro di Quagliarella. Più che altro noi siamo andati a prendere gol nel nostro momento migliore, quindi sul 2-0 e verso la fine del primo tempo, mancava un solo minuto, bastava un po' di concentrazione, di lucidità, di attenzione in più e siamo andati a prendere gol che secondo me una buona colpa è da attribuire a Leonardo Bonucci, che aveva appena segnato il gol del 2-0 sul rigore, freddissimo nel calciarlo, in fase difensiva invece non eccezionale secondo me in quell'occasione lì, e quindi devo, non dico punirlo perché non è vero, il voto è 6,5, però poteva essere anche più alto dato che si era preso anche la personalità di andare a battere quel rigore, battuto benissimo, però nel difensore va valutata anche la fase difensiva, quindi probabilmente poteva essere qualcosa di più, c'è quella sbavatura lì che secondo me tende ad abbassare il voto, che rimane comunque super positivo, e voglio dare 6,5 anche a De Ligt, perché De Ligt anche verso la fine mi è piaciuto, perché sembrava un veterano, l'ha colpita anche male, per dire, quella palla negli ultimi minuti per calciarla su, avrà pensato meglio là che qua, facciamo finire questa partita, stiamo vincendo,
Però la grinta e la voglia di vincere queste partite, anche se purtroppo si erano subiti dei gol. De Ligt non penso che abbia fatto delle grosse sbavature, tenuto bene il campo contro Caputo e Quagliarella, ma anche Bonucci nella totalità si era perso solo l'uscita su quel calcio d'angolo, che non è poco perché comunque il gol l'abbiamo preso. Però 6,5 De Ligt e 6,5 anche Chiellini, che quando è entrato ci ha messo veramente quella personalità, ha fatto passare il tempo, l'esperienza giusta per vincere queste partite. Quindi Chiellini è utile in questo, secondo me, in questa stagione, per quello che continuo a dirvi. La coppia titolare è De Ligt e Bonucci, e Chiellini ci servirà proprio in queste cose qua. Vediamo adesso col Chelsea come ragionerà Allegri, perché se ho capito il modus operandi, col Milan titolare Chiellini e non De Ligt, col Napoli titolare Chiellini e non De Ligt, il terzo indizio farebbe una prova. Quindi mi attendo questa cosa qua mercoledì in Champions League per marcare Lukaku, a maggior ragione che ormai è un duello che sta tornando sempre più spesso anche con Mancini, con Pirlo, con Allegri. Quindi occhio che potrebbe riposare De Ligt in Champions. Vediamo se la indovino oppure no. Quadrado, no, ma non perché giocava terzino, no, perché a 5 minuti dalla fine, in vantaggio di 2, con la difesa a 5 praticamente, perché difendi a 5 come ci ha ricordato Allegri in conferenza qualche giorno fa, perdere quel pallone lì mentre sali non è una buona idea, non è assolutamente una buona idea, e bastava continuare a giocare, a palleggiare, perché l'abbiamo fatto anche discretamente bene nella partita con la Samp. Quel pallone lì è rovinoso. Poi lo vedrete nei voti delle pagelle, perché lo sapete come la penso. Secondo me alla fine il voto in generale, il numero secco, racconta poco. A me piace più parlare, poi metto il voto perché è ovvio, sono pagelle, quindi è divertente anche il giochino per fare le medie aritmetiche a fine stagione. I voti sono abbastanza alti oggi, do 5,5 a Cuadrado nonostante quell'errore da matita rossa, proprio perché voglio cercare di vedere il bello di questa partita, cioè la vittoria e comunque l'averla dominata, perché noi l'abbiamo dominata ancora una volta. Se abbiamo preso 2 gol è per colpa nostra: Bonucci che perde Yoshida sul taglio, Cuadrado che perde quella palla, e aggiungo poi, ne parleremo meno quando arriveremo a Locatelli, la squadra fa bene perché De Ligt esce sulla destra, Bonucci si accentra, Chiellini va a fare il giocatore più basso in difesa, quindi la diagonale è fatta bene perché si stava attaccando la Sampdoria, stava attaccando sulla sinistra, quindi sulla nostra destra, diagonale fatta bene, Alexandro e Ramsey stanno tornando per andare a prendere, per dare la mano a Chiellini e comunque al centro dell'area di rigore, e Locatelli un po' si perde Candreva, che era il suo uomo, si vede benissimo, andatevi a vedere un replay magari di come accade. Locatelli indica Candreva a Bonucci, ma Bonucci in quel momento sta già prendendo un altro avversario. Locatelli non va a chiudere, Candreva fa gol. Quindi questa è un'altra sbavatura di Locatelli. Aggiungo Locatelli nel discorso degli errori tra Bonucci e Cuadrado, ok? Invece Alexandro, secondo me, ha fatto una partita da 6 e voglio spiegarlo, questo 6. Cuadrado 5,5, non mi ricordo se l'ho detto. Alexandro oggi non ha spinto tanto, o ieri, per voi che state vedendo il video, perché non si impostava a 3. Si giocava praticamente tutta la partita da 4-4-2, per usare un concetto numerico comodo a tutti. E quindi aveva perso un po' di quella spinta che nelle ultime partite era venuto fuori. Non credo che abbia fatto troppi errori, non ha fatto nemmeno una partita fenomenale come le ultime, ma proprio perché era rimasto un po' più bloccato. L'equazione ci fa capire che più spinge, meglio è, perché lui ha delle naturali doti di spinta che negli ultimi anni non ci aveva mostrato, e che anche ieri, oggi non si sono viste. Quindi più spinge meglio è, a questo punto, Alexandro, che ha fatto comunque una partita sufficiente, non ha fatto errori particolari. Passiamo ai centrocampisti, passiamo all'MVP della partita, che secondo me è Manuel Locatelli. Ho letto che non siete stati molto d'accordo con me, qualcuno mi ha chiesto anche come fai a dire Locatelli fortissimo, Locatelli migliore in campo, ha fatto una partita normale. Lasciando stare l'errore di cui abbiamo già parlato, ragazzi, Locatelli ha fatto una gran partita. Il gol dell'1-0 nasce da un'apertura di Locatelli su Alexandro. Da Locatelli che tira al volo per concludere l'azione e poi si accorge che la palla è ancora giocabile, la va a recuperare, la serve a Dybala, perfetta per il calcio di prima intenzione verso lo specchio della porta. Il gol di Locatelli nasce da prima che Locatelli va a creare un'azione per Chiesa scodellando dentro, e Chiesa non tira in porta trovando il gol, perché poteva essere benissimo il secondo assist di giornata di Manuel. Locatelli è un giocatore che va a giocare tutti i palloni, va a prendere la palla, viene incontro alla difesa, si inserisce tra i due centrali per gestire il pallone e impostare a tre in alcuni momenti della partita.
Cambio campo, da destra a sinistra, da una parte e dall'altra, pendolo, perfetto, gestione dei palloni, interdizione, ordine a centrocampo, robe che non vedevamo da un pezzo. Io sinceramente non me la sento di non elogiare Locatelli, perché veramente da solo ogni tanto sembra essere in grado di modificare completamente il reparto del centrocampo della Juventus. Quindi secondo me, con tutte le cose che vi ho detto positive più la cosa negativa, ok, perché c'è stata la cosa negativa, il gol che abbiamo subito del 3-2, secondo me quella di Locatelli è una partita da 6,5, 7 meno, se ci metto anche le gol e l'assist, secondo me Locatelli ha fatto una partita da 7,5. Poi liberi di non essere d'accordo con me, secondo me la partita di Locatelli di ieri, non dico che è perfetta perché c'è stato un piccolissimo errore in fase di difensiva ed è lì che deve migliorare, perché con Milan sul corner è una buona parte dell'errore suo, per il resto io alzo le mani, mi esalta da matti, poi lui continua a scrivere, a dimostrarci cuore bianco nero. Guarda, io sono innamorato di Locatelli, ragazzi, che cosa vi devo dire? Poi magari lo sto vedendo con gli occhi del tifoso che ha un debole per lui, però io sono veramente impressionato dalla facilità con cui Locatelli si è già inserito. Poi ve lo ribadivo, finalmente gol e assist di un centrocampista, primo gol di un centrocampista in stagione, gol e assist nella stessa partita, robe che non vedevamo da un po', secondo me è la prima boccata d'ossigeno per un futuro in cui non dobbiamo continuare a lamentarci del centrocampo. Al fianco di Locatelli ha giocato Bentancur. Oggi, simbolico il fatto che si sono usati solo due centrocampisti titolari più un terzo subentrato, quindi solo tre centrocampisti utilizzati, solo tre. Vabbè, e McKennie nel finale ma ha giocato veramente qualche secondo, però l'idea è rigiocare con due centrocampisti, almeno sull'inizio, perché gli altri due, Chiesa e Bernardes, che erano esterni puri. Bentancur mi ha fatto dannare, l'avrete visto nella live reaction o chi era in live con me proprio dal vivo su Twitch l'avrà notato, tante volte la scelta più facile, cioè il passaggio comodo, non viene presa in considerazione, quella roba lì ragazzi non ce le ha, forse inizio a pensare che non ce le avrà mai, però per il resto ha fatto una buona partita, soprattutto andando verso la fine dove addirittura prova a tirare in porta e per poco non fa addirittura gol con Audero che deve fare quella parata stile Power Ranger di quel tiro potentissimo ma centrale purtroppo. Ora non pretendo che Bentancur me la metta sotto al set, ne parlavamo prima in live, ha fatto 3 gol in 4 anni e mezzo di Juventus, quindi non è un goleador, però il fatto che stia iniziando a provarci o che in quel contesto abbia tirato una fucilata in porta mi è piaciuto. Ma al di là di quello, che non è quello che pretendono a Bentancur, ha recuperato anche tanti palloni e ripeto è stato un po' un diesel, è partito male, poi è cresciuto. Io ribadisco il fatto che secondo me Bentancur difficilmente diventerà un campione, un insostituibile, però una gara onesta così al fianco di Locatelli che si prendeva il rischio, la potenzialità di giocare dei palloni più complicati, non è andato male. È ovvio che col Chelsea mercoledì che si alza il livello, bisognerà capire se è un centrocampo in grado di reggere l'urto, soprattutto contro Jorginho Kanté, che sicuramente è di un altro livello rispetto a Locatelli Bentancur in questo momento. Questo bisogna dirlo con grande chiarezza, c'è un campione d'Europa e un campione del mondo titolari lì, addirittura Jorginho in lizza per il pallone d'oro. Lo conosciamo tutti Jorginho e Kanté anche, quindi sappiamo che non sarà facile vincere contro quel centrocampo con il nostro centrocampo. Vedremo se Allegri inserirà un terzo centrocampista per giocare almeno in superiorità numerica lì. E attenzione, perché senza Dybala, che abbiamo detto essere out sicuramente fino alla sosta, rientro alla sosta nazionale, così come Morata, un 4-3-3 con Chiesa da una parte, Ken dall'altra e probabilmente, mi viene da dire, Cuadrado il terzo, secondo me non è così scandaloso, e quindi tre centrocampisti per creare superiorità. Ma questa, ribadisco, sono tanti piccoli pezzettini del puzzle che mi sto già immaginando per il Chelsea, ma c'è tempo, soprattutto c'è tempo. Quindi Bentancur penso che sia una gara da 6, non siamo in sufficienza, nemmeno una gara da campione, ma 6. Non sarebbe da 6 nemmeno quella di Ramsey che entra dopo, ma gli voglio dare 6 perché ha giocato pochi minuti e ripeto, voglio essere buono nella partita di oggi proprio perché abbiamo vinto, non tanto per altro. Non sono innamorato di Ramsey, ormai l'avrete capito, non mi sembra nemmeno troppo inserito nel discorso Juve, però gli do 6, non voglio creare polemiche, gli do 6 politico, facciamo così. Bernardeschi, io ho letto tante insufficienze per Bernardeschi, io non sono d'accordo con questa, poi torniamo sul discorso che oggi siamo un po' più generosi, io gli do 6, 6 da compitino, ma vi spiego anche il perché, lo sapete come la penso. Ci sono alcuni giocatori, Bernardeschi, Ramsey,
Bentancur, da cui non è che sia qua a pretendere tanto. Cioè, ormai penso di conoscerli abbastanza bene, so quello che possono dare. Bernardeschi, una partita onesta, modesta, in cui copre bene, corre su e giù per la fascia, insegue gli uomini, non fa disastri. Io non voglio dare insufficienza, proprio perché da Bernardeschi non è che mi aspetto tanto. Se mi fa una partita in cui è anche coperto discretamente bene, fase offensiva non si vede mai, ma ragazzi, ormai è un pezzo Bernardeschi che ha perso quel dente avvelenato di andare a far male, un giocatore che non segna praticamente più in Serie A, segna uno o due gol all'anno se ci va bene, ormai è un giocatore prettamente difensivo, giocatore di sacrificio, ha capito che deve sacrificarsi in funzione della corretta della squadra, dell'equilibrio della squadra, gli do 6 proprio perché non... ma compitino, sei da compitino, un po' come ad Alessandro che non ha fatto la partita come le ultime, però va bene fino a che so che gioca Bernardeschi, che non è un titolare della Juve, una riserva della Juve, se non mi fai disastri, lo accetto. Kulusevski, anche Kulusevski non mi è piaciuto, stesso discorso di Ramsey, gli do 6 pure lui, sarebbe meno, fa l'assist per Locatelli, Kulusevski ancora mi sbaglia tutti i primi stop, non ho ancora capito se deve giocare sull'esterno, se deve giocare sulla tre quarti, se deve giocare in mezzo, faccio ancora un po' fatica a decifrare Kulusevski, devo essere sincero. Ci sono dei momenti in cui fa delle giocate che dico wow, che gamba, che piede, che dribbling. Però più delle volte fa delle giocate che dico boh. Quindi boh. Il mio giudizio su Kulusevski in questo momento è boh. Sto ancora facendo fatica a decifrarlo. Ad oggi sicuramente 40 milioni non gli vale. Gli do il beneficio del dubbio fino a fine stagione. Se poi dopo due stagioni alla Juventus rimane un oggetto misterioso, qualche domanda inizio a farmela. Al... merito, diciamo così, di fare l'assist a porta vuota per Locatelli che va a firmare il gol del 3-1. Chiesa 6, ma anche qua si potrebbe dare qualcosina di meno, perché Chiesa è stato un po' disordinato oggi. Ok, Allegri si è arrabbiato tanto quando non ha tirato sul gol di Locatelli, ha sbagliato un gol veramente facile nel primo tempo, ma si è preso il rigore che ci porta in vantaggio per 2-0 sulla fine del primo tempo, dove lì deve morire la partita, sul 2-0 per noi, non farla riaprire la Sampdoria un minuto prima di andare in intervallo. Queste sono le cose che dobbiamo cambiare, eh? Oppure iniziare a finalizzare delle palle gol facili come quelle di Chiesa e di Morata. 6 a Chiesa, un po' disordinato. C'è margine di miglioramento, se ce n'è, e sono sicuro che migliorerà tanto con Allegri. Lo sta martellando, ma c'è un motivo, perché ci crede. È quello che dicevo prima, Bernardeschi non è che mi aspetto tanto, quindi va bene 6. Chiesa gli do 6 con il nervoso perché doveva prendere 7 sta partita, facendomi almeno un gol, una giocata più decisiva di quel rigore lì. Dybala, mi confondo. Dybala 7 perché nel primo tempo noi giochiamo bene i primi 20 minuti fino a che c'è Dybala in campo, che segna un gol bellissimo, serve anche l'assist a Chiesa appunto per il 2-0 mancato per pochi centimetri al lato a sinistra della porta difesa da Udero. Dybala finché c'è disegna calcio, quando esce entra Kulusevski, vediamo, calo tecnico incredibile, speriamo che torni presto perché ci serve, semplicemente in questo momento Dybala ci serve, qualcuno in live addirittura mi ha detto è strano che Dybala si faccia male prima di una partita importante, non è che farà apposta, certo lui si rompe apposta, fa apposta, cioè proprio dopo si strappa e gli esami vedono che si è strappato apposta, cioè lui è proprio strappato ma l'ha fatto apposta, non abbiamo veramente mai limite alla fantasia ormai su Paolo Dybala, che si prende un 7 in pagella. Alvaro Morata invece secondo me si prende un 5,5. Anche qua sono stato forse un po' troppo su con i voti, ragazzi, oggi un po' troppo largo forse per alcuni giocatori, perché Alvaro fa una brutta partita secondo me, al di là del gol che sbaglia nel primo tempo, un centravanti quello deve fare, poi si rompe anche lui ed è una brutta notizia per la Juve, perché comunque Alvaro fino a questo momento non era stato male. Alvaro aveva segnato 3 gol fino adesso, Napoli, Milan e Champions. Torno a ribadire per l'ennesima volta, Morata è il giocatore da partite secche importanti contro avversari di livello, poi giochi con lo Spezia e non fa gol, vabbè che è entrato poi nel secondo tempo, giochi con la Samp e non fa gol, giochi con l'Empoli che gioca nel secondo tempo non fa gol, gioca con l'Udinese non fa gol, con Napoli, Milan e in Champions sì, quindi il Chelsea era la sua partita da extra altro. Non ci sarà, tornerà dopo la sosta e questo è il grande problema di Morata secondo me.
fatto di non essere continuo anche in queste partite qua, soprattutto perché gli scudetti si vincono facendo punti e facendo gol con le piccole. Allegri dice bene, tra l'altro, la fiducia arriva da una vittoria netta, magari anche larga, e oggi doveva essere una vittoria netta e larga, invece ce la siamo tirati fino all'ultimo col 3-2 perché abbiamo sbagliato tanti gol nel primo tempo, tra cui quello di Alvaro Morata, che non mi è nemmeno piaciuto in alcune scelte, in alcune decisioni, non teneva sul pallone, quindi non una bella partita di Morata, secondo me, 5,5. Col Chelsea, dicevo, sarà un buon termometro per provarci la febbre, perché sono i campioni d'Europa in carica, quindi sulla carta la squadra migliore dello scorso anno, che si è andata a potenziare, ha fatto un mercato all'insegna delle spese, cosa che noi non ci siamo potuti permettere, e fino adesso non abbiamo ancora fatto una vittoria convincente, se non in Champions, appunto. Se vogliamo essere primi nel girone, bisognerà affrontare questi qua con la consapevolezza in testa di doverla vincere questa partita. Dovessimo vincere col Chelsea e fare anche una buona vittoria, questo sarà davvero forse uno spartiacque stagionale, perché ci darà la possibilità di capire che siamo una buona squadra. Ovvio che gli infortuni di Dybala e Morata arrivano nel momento peggiore possibile, ma è anche da queste cose e dalle difficoltà che se vai a fare una buona partita col Chelsea ti accorgi che forse i punti che hai lasciato per strada all'inizio, sei stato un coglione, scusate il francese, a lasciarli per strada, perché si poteva fare assolutamente di meglio. Io più guardo la Juve, più mi fanno arrabbiare, più li amo. Quest'anno poi è così. L'altro giorno ho fatto una roba divertente dicendo pazza Juve, amala, ovviamente sulle note dell'inno dell'Inter. Qualcuno si è arrabbiato, ma noi siamo matti, quest'anno siamo veramente pazzi, fuori di testa, fumati, matti. Ci facciamo gol da soli, sprechiamo tanti palloni davanti al portiere, non concretizziamo le azioni che facciamo, poi siamo stanchi, dobbiamo difendere senza saper fare, e quando ci tirano in porta fanno gol perché gliele passiamo noi praticamente. Ditemi che non siamo matti, secondo me siamo mattissimi.